Buonasera a tutti, io sono Paolo Cortis, sono laureato in informatica e attualmente lavoro soprattutto come programmatore in ambito Java, web, quindi JavaScript, HTML e tecnologie simili, e in ambito mobile per quanto riguarda Android. Io oggi vi parlerò infatti di Android e di come si sviluppano applicazioni per questo sistema operativo. Vedremo anche qualche esempio di applicazione, di come scrivere effettivamente del codice. Direi di iniziare. Allora, gli smartphone possiedono grandi capacità elaborative e per questo motivo hanno necessità di disporre di un sistema operativo che consenta di sfruttare al meglio le risorse del dispositivo e faciliti il lavoro di noi sviluppatori. Android è un insieme di applicazioni, quindi di software, per dispositivi soprattutto mobili, quindi smartphone, tablet, portatili, ma esistono persone che producono, che creano delle versioni anche per PC ridotti, quindi anche server addirittura. E comprende un sistema operativo, oltre a varie altre applicazioni. È nato da una società chiamata Android Inc. intorno al 2005, da Andy Rubin, a Palo Alto in California. Successivamente è stato acquisito da Google, Android Inc. È stato acquisito da Google, il colosso mondiale della ricerca online. Nel 2007 è stata presentata la prima versione di Android e contemporaneamente è nato l'Open Handset Alliance, che è un organismo formato da grandi aziende, tra cui figurano Google, Nvidia, HTC, LG e altri nomi grossi, che si sono posti il fine di creare degli standard aperti per dispositivi mobili. La prima release di Android è stata nel 2008, quella effettiva. Nel 2007 è stato annunciato. Ok. Le versioni successive di Android sono state caratterizzate da dei nomi che ricordano dei dolci, quindi cupcake, donut, froyo, sarebbe frozen yogurt, gingerbread. E ogni versione nuova ha introdotto migliorie o per quanto riguarda grafica, fluidità, reattività del sistema o ha introdotto nuove funzionalità. Ad esempio Android Honeycomb è stato pensato appositamente per i tablet, oppure in Ice Cream Sandwich e in Jelly Bean è stato fatto un lavoro di ottimizzazione delle interfacce grafiche per far sì che l'utente avesse una migliore user experience. La prossima versione, di cui ancora non si conosce bene, si conoscono bene i dettagli, dovrebbe essere la 4.2 Keyline Pie, ma forse potrebbe chiamarsi ancora Jelly Bean come la precedente. Perché un utente dovrebbe scegliere Android invece di un altro sistema operativo? Beh, le motivazioni sono tante. Intanto perché abbiamo una grandissima varietà di dispositivi, come dicevo prima. Abbiamo gli smartphone, abbiamo dei tablet, abbiamo PC, abbiamo server su cui funziona Android, a discapito degli altri, dei concorrenti, in cui la cerchia di dispositivi è piuttosto ristretta. Possiamo personalizzare quasi completamente la grafica del nostro sistema operativo, e non solo la grafica ma anche il comportamento. Esistono diverse alternative per la maggior parte delle applicazioni, comprese quelle di sistema. Non vi piace l'applicazione che per l'invio degli SMS? Sul market sicuramente ne trovate una che farà al vostro caso. Inoltre gestisce widget. Cosa sono? Sono degli strumenti che inserite nella home screen, quindi nel desktop del vostro dispositivo, e che permettono di accedere a risorse in modo semplificato. Potete condividere la vostra connessione se il vostro operatore di telefonia ve lo supporta,
lo consente. Avete una possibilità di condividere file con il vostro computer in modo semplice, con cavi standard, senza dover stare a spendere un mucchio di soldi in cavi proprietari. Anche per quanto riguarda le applicazioni, ormai siamo intorno al 600.000 applicazioni, molto, anche molto utili, e abbiamo ormai raggiunto il livello del market di Apple. Invece, perché uno sviluppatore dovrebbe scegliere Android per sviluppare? Abbiamo a disposizione tantissimi linguaggi di programmazione, quello che noi preferiamo. Quindi possiamo scrivere applicazioni in Java, in C, in C++, in Python, in Perl, anche se comunque il linguaggio il linguaggio privilegiato è il Java, perché è quello che è supportato nativamente dal sistema. Si possono scrivere applicazioni comunque in C, C++, solitamente senza interfaccia grafica, e comunque c'è un progetto di terze parti per lo sviluppo di applicazioni con grafica, quindi esattamente come le altre applicazioni, in C++. La documentazione delle API, quindi delle librerie che abbiamo a disposizione, è molto ampia, contiene tantissimi esempi e anche molto utili. Abbiamo a disposizione diversi applicativi IDE, quindi programmi che servono per scrivere il codice, tra cui cito Eclipse, IntelliJ IDEA, che ha due versioni, una gratuita e una a pagamento, a seconda di cosa dovete farne, e anche il costo del market è un punto di forza, perché costa semplicemente $25 quando dovete registrarvi come sviluppatori. Nel momento in cui dovete pubblicare un'app siete già a posto, mentre invece nel caso di Apple dovete pagare $99 all'anno nel caso foste sviluppatori dilettanti, tra virgolette, passatemi il termine, mentre dovreste pagare $299 all'anno nel caso di professionisti avesse bisogno di qualcosa di un po' più particolare. Come vi dicevo prima, Android usa Java come linguaggio prescelto, però non è una JVM standard quella che esegue il codice che scriviamo, bensì è una Dalvik Virtual Machine, che è esattamente l'equivalente della JVM Sun, adesso Oracle, scritto da Google. Ha un'architettura register based che, senza entrare nei dettagli, permette fino al 30% di operazioni in meno, quindi con un dispositivo mobile che ovviamente ha una batteria, ha meno processore, ha meno RAM, ha bisogno che il software venga ottimizzato il più possibile. Il codice viene scritto quindi in Java, compilato come bytecode Java e poi convertito in un formato leggibile dalla DVM. Adesso andremo a vedere qualche esempio di codice, partendo però prima da alcune basi. Avremo bisogno di sapere quali sono i concetti fondamentali per poter scrivere un'applicazione. Il primo e il più importante in questo momento è il documento che descrive l'applicazione e che dice al sistema come è fatta, che cosa contiene e cosa vi permette di fare. Questo file si chiama Android Manifest XML e contiene informazioni in formato XML sull'applicazione, nel senso ci sono un identificatore dell'applicazione, faccio prima forse a farvelo vedere, qui su in alto non si vede il mouse, qui su in alto vedete c'è il nome, il package dell'applicazione in stile Java, le versioni di Android supportate, e qui descrivo la mia applicazione, qual è la sua icona, poi andremo a vedere cosa significano queste cose, qual è l'etichetta che vedremo nel launcher di Android, il tema e poi da quanti componenti è costituito. Qui c'è, come vedete, un'activity. Un'activity non è nient'altro che un componente di interazione con l'utente.
possiamo descriverlo come una schermata utente, una schermata a cui l'utente accede. Qui ho messo alcuni esempi di applicazioni presenti sul market, a quali Dropbox, Twitter, Google Maps, Gmail. Ognuna di queste schermate che voi vedete è un'activity. Un'applicazione normalmente è composta da una o più activity, dipende dalla complessità dell'applicazione. Questo è il ciclo di vita che seguono le varie activity. Le activity hanno un comportamento a stati, nel senso che in un certo momento si trovano in uno di questi stati: create, start, resume, pause, stop, destroy, oppure running ovviamente. Succede che all'avvio della activity, quindi della nostra interfaccia, viene chiamato il metodo onCreate, per poi passare a un start e via un resume. Quando un'applicazione viene messa in foreground, quindi torniamo sulla home screen del dispositivo, viene chiamato un pause. Quando l'applicazione è nascosta per un po' di tempo, verrà chiamato un stop, e se il sistema ha bisogno di recuperare memoria, distruggerà l'activity e chiamerà il metodo onDestroy. Come vedete, da ognuno dei metodi di pausa, diciamo, quindi da un pause, un stop, un destroy, si può ritornare ai metodi on start, un resume e un create anche. Abbiamo parlato del fatto che le activity sono connesse tra di loro in un certo modo. Un'applicazione è formata da più activity. Per collegare più activity abbiamo bisogno di un oggetto chiamato intent, che non è nient'altro che un messaggio alla fine che viene inviato da un oggetto all'altro, da un componente all'altro dell'applicazione, anche di applicazioni differenti, in quanto le applicazioni Android possono comunque comunicare tra di loro in un certo modo. Dall'altra parte della comunicazione ci sono i broadcast receiver. Qui ho fatto un piccolo schemino in cui c'è una classe A di un componente e una classe B di un altro, che possono essere anche su applicazioni completamente differenti. Uno lancia un intent e l'altro, tramite un receiver, lo cattura e lo elabora. Adesso introduciamo il concetto di fragment. I fragment sono stati introdotti con Android 3.0, quindi è un concetto relativamente recente. Non sono nient'altro, non sono nient'altro che una porzione di interfaccia utente. Quindi permette il riuso di parti di applicazione in contesti anche differenti. In questo caso, per esempio, io ho messo sotto uno schemino preso dalla documentazione di Android, in cui vediamo due fragment, la parte sinistra contenente una lista e la parte destra contenente un dettaglio, che sul tablet si vedranno affiancati, mentre su smartphone, dove lo schermo è ovviamente più piccolo, li vedremo una schermata per volta. Quindi nel primo caso avremo una sola activity e due fragment contemporaneamente, e nel secondo caso avremo due activity e due fragment. Ok, un altro punto fondamentale delle applicazioni Android, ma non solo, comunque è importante per qualsiasi applicazione, è la gestione del multithread. Quindi abbiamo bisogno di eseguire alcune parti del nostro codice in background per evitare che la nostra interfaccia grafica si blocchi. Soprattutto sulle ultime versioni di Android non è più possibile eseguire codice sul thread della GUI, quindi bloccare la nostra interfaccia, causa un blocco dell'applicazione fatto apposta per far sì che noi sviluppatori ci mettiamo a correggerlo e evitiamo di bloccare appunto questa interfaccia. Un concetto fondamentale che abbiamo su Android sono i service, che non sono nient'altro che delle
possiamo generalizzare che siano delle activity senza interfaccia grafica. Effettivamente non sono così, però sono delle parti di applicazione che girano appunto senza interfaccia grafica. Abbiamo a disposizione due tipi di servizi, locali e remoti, ma non significa che stiano uno sul nostro dispositivo, uno all'esterno del dispositivo, ma cambia il metodo, il modo in cui vengono invocati. I servizi hanno una priorità più elevata rispetto ad altri processi, quindi se capita che il dispositivo ha bisogno di recuperare risorse, quindi RAM o processore, i servizi verranno chiusi per ultimi. Un altro concetto fondamentale sono le risorse. Le risorse sono nient'altro che immagini, testi, layout, che sono le nostre vere interfacce grafiche, quindi sono i componenti che noi mettiamo per creare le interfacce grafiche, i drawable e gli asset. Tutti questi componenti, tranne gli asset, sono accessibili tramite una classe generata automaticamente dall'SDK che si chiama R, e poi andremo a vedere fra poco. Gli altri file invece sono i layout, che sono effettivamente dei file XML che rappresentano la nostra interfaccia grafica, e i drawable, che sono dei componenti visualizzabili. È un concetto un po' largo, nel senso che possono essere degli XML che rappresentano degli stati di un oggetto, per esempio di un pulsante, quindi a seconda dello stato del pulsante, per esempio, vedremo un'immagine o un'altra, oppure possono descrivere dei gradienti per fare degli sfondi. Android esegue le applicazioni dentro una sandbox, significa che le applicazioni sono chiuse, non possono accedere a niente. Per fare in modo che, per esempio, un utente possa navigare, quindi che so, stiamo sviluppando un browser o stiamo sviluppando anche semplicemente un'applicazione che deve contattare un server esterno, abbiamo necessità di indicare nel manifest i permessi di cui questa applicazione ha bisogno. Questo permette anche di sapere da parte dell'utente cosa fa l'applicazione e se può stare sicuro nell'installarla o meno. È buona norma evitare di usare troppi permessi in una sola app, perché se, per esempio, come dicevo prima, io ho un'applicazione che deve contattare un server per mostrarmi solo dei dati, se vedo che l'applicazione richiede il permesso di invio SMS, ci penserò due volte prima di scaricarla e installarla. Adesso vediamo degli esempi di codice, e quindi allora, vediamo un po'. Allora, vi mostro come le idee che utilizzo io. Questo è Eclipse con un plugin sviluppato da Google che si chiama ADT e che permette la gestione degli strumenti di Android in modo facile. Viene aggiunta questa prospettiva di DMS in cui possiamo vedere, adesso non ho degli emulatori o dei dispositivi connessi per piccoli problemi dell'ultimo minuto, però qui potremo vedere un elenco di dispositivi connessi al computer. Qui possiamo gestire il nostro emulatore, quindi per esempio inviare un SMS fittizio all'applicazione in modo da gestirlo in qualche modo, inoltrare una chiamata per esempio, o gestire anche il GPS. Da questa parte invece abbiamo il logcat che mostra il log del dispositivo, e grazie ai filtri possiamo vedere solo quelli della nostra applicazione. Gestire il file system del nostro sia il dispositivo ma anche l'emulatore, e avere accesso a altre informazioni quali il thread e la memoria. Io adesso rimango qui sulla programmazione e iniziamo a creare un nuovo progetto.
per, facciamo semplicemente un Hello World. Allora, Android Application Project, indico un nome dell'applicazione, qui semplicemente metterò Hello World e do un package etgulch.ld2012 hello. Scelgo qual è il l'SDK di riferimento, quindi a quale versione voglio riferirmi quando compilerò l'applicazione e qual è la versione minima di Android per cui sto sviluppando questa applicazione. Ultimamente Google ha introdotto anche questo strumento per la creazione di icone direttamente durante la creazione del progetto. Adesso non ci interessa, andiamo avanti. Qui invece abbiamo un modo di semplificarci il lavoro creando per esempio un'interfaccia per tablet base o un'interfaccia standard pulita. Ancora abbiamo dei template già pronti tra tabs più swipe per passare da una vista all'altra, swipe view con le title strip o il drop down. Adesso rimango così e finisco. Adesso Eclipse mi genera il progetto, forse ce la facciamo, eccolo qua. Ah, troppo largo. Allora, vediamo la struttura dell'applicazione. Abbiamo all'interno del progetto una cartella assets dove inseriamo i file di cui ha bisogno l'applicazione. Solitamente qui finiscono immagini ad alta risoluzione, file audio, file video e simili. Poi abbiamo bin, dove finiranno i nostri compilati. Gen, qui troviamo la classe R, adesso ancora non è stata compilata. Vediamo un po' di compilarla, magari appare, eccola. Abbiamo una classe R che non dovremmo mai modificare. Ci pensa l'SDK a crearla per noi. E come vedete abbiamo accesso agli elementi di risorse. Poi abbiamo le librerie esterne di cui abbiamo necessità. Possiamo importare più o meno qualsiasi libreria Java. E poi abbiamo le nostre risorse. Come vedete abbiamo i drawable. In questo caso sono delle immagini, semplicemente l'icona di avvio dell'applicazione, divisi in base alla risoluzione del dispositivo, in modo da non avere immagini sgranate. Infine il layout, di cui lo vediamo aperto, e poi qui ci sono le stringhe, oppure gli stili. Ci possono essere anche altre informazioni, quali file contenenti valori booleani, riferimenti a immagini e via dicendo. Infine abbiamo il nostro sorgente, in questo caso c'è una sola activity, e il manifest, più altri file di utility. Come vedete qui abbiamo già scritto Hello World, potremmo aver finito qui, però cerchiamo di fare qualcosa di più complesso. Insomma, più o meno. Prendo un pulsante dall'elenco di oggetti e lo trascino sullo schermo. E poi passo qui a farvi vedere che effettivamente è un file XML molto semplice, in cui indichiamo un ID, intanto l'oggetto da mostrare, l'ID dell'oggetto, in modo da poterci accedere da codice, quali sono le sue dimensioni e il suo posizionamento. In questo caso abbiamo un relative layout che permette di disporre gli oggetti relativamente l'uno con l'altro. Abbiamo a disposizione anche altri layout, quale il linear layout, che permette di disporre gli oggetti verticalmente e orizzontalmente, oppure in modalità tabellare col table layout. Ovviamente combinando i vari layout possiamo fare quello che ci pare. Ok, io do un ID a questo pulsante, batto nell'O, semplicemente si può modificare il codice così,
qui scriviamo cliccami. Cliccami. Se torniamo a vedere sul graphical layout, lo aggiorno in automatico. Andiamo a vedere come accedere via codice. Questa è la nostra activity. Come vedete qui abbiamo il metodo onCreate di cui vi ho parlato prima quando parlavo del ciclo di vita, e qui c'è una funzione setContentView che indica qual è il layout da utilizzare quando verrà caricata questa activity. Come vedete accediamo tramite la classe R, non me lo apre, abbiate pazienza, non funziona il controspazio, va bene, mi arrangerò in un modo o nell'altro. Ok, accediamo al file, al pulsante. Per fare questo utilizziamo la funzione che ci fornisce l'activity, find view by D. Aiuto. Non ce l'abbiamo un... Vabbè. Mi arrangio in qualche modo. Find view by D mi restituisce... Spero di averla scritta giusta. Ok, mi restituisce un riferimento come classe view a un oggetto presente nello schermo, quindi RID. Oh, non ho compilato. Ok, bisogna compilare in modo che si accorga che ho aggiunto un componente, quindi mi ritrovo button nell'O. Ok, diamogli un nome. Come vedete mi ha inserito l'oggetto come view, non come button. Questo comporta che ho qualche funzione in meno, però posso comunque accedere a un oggetto button tramite un cast. Quindi importo e faccio il cast. A questo punto io posso fare button.setOnClickListener. Questo scatena un'azione quando io premerò il pulsante, quindi new onClickListener. Importa, speriamo che di farcela. Ok, quindi quando io premo il pulsante cliccami, quello che abbiamo messo prima, verrà invocata questa funzione. Facciamo in modo di mostrare un messaggio all'utente. Utilizziamo la classe toast, che permette di mostrare un breve messaggio all'utente, e quindi facciamo toast make text. Dobbiamo passare il contesto dell'applicazione o comunque dell'activity, e quindi facciamo main activity.this, perché comunque l'activity è eredita dal contesto. Diamo un testo da visualizzare. Drawits. E poi una durata. La durata non si esprime in secondi o millisecondi, ma semplicemente con due costanti, length long, length short, sono predefinite del sistema. E infine lo mostro. Quindi giù. In questo modo ho visualizzato un piccolo messaggino che appare su una barra in basso all'utente. Ok, siccome il tempo stringe un po', andiamo avanti. Ok, abbiamo parlato prima di sandbox, quindi le applicazioni non possono accedere a risorse esterne. In questo caso a noi interessa poter fare comunicazioni di rete. Per fare questo abbiamo bisogno di almeno il permesso internet, Android Permission Internet.
Come dicevo prima, ancora le comunicazioni di rete non possono essere assolutamente eseguite sul thread principale, in quanto bloccheremo appunto l'interfaccia. Possiamo utilizzare le API fornite da Apache HTTP Client, oppure quelle che vi faccio vedere in questo momento, che sono quelle standard di Java, quindi tramite URL e URL Connection. Ok. Io adesso ho un progettino già pronto, vi faccio vedere, semplicemente ho creato un progetto vuoto e ho messo un po' di codice qua sull'activity e l'idea è, per esempio, di come esattamente abbiamo fatto prima, ho messo un pulsante e l'idea è di mostrare i tweet del Gulch, per esempio. Sapete, abbiamo un account Twitter e perché no, magari faremo un'applicazione. Come carichiamo? Come andiamo a scaricare intanto gli ultimi tweet? Cosa facciamo? Io ho inserito un pulsante, mi sono preso, come ho fatto prima, il riferimento a questo pulsante, gli ho applicato un listener sul click. In questo caso ho eseguito al click del pulsante un oggetto task. Ho creato e ho istanziato, eseguito un oggetto task. I task non sono altro che diciamo un'evoluzione degli oggetti thread di Java, in quanto permettono di eseguire codice in background. In questo caso allargo un po' perché non si vede. Dentro questa classe io estendo un oggetto di Android async task che prende alcuni parametri che non sono altro che parametri di input, di output e di comunicazione, perché possiamo avere anche possiamo avere un progresso del nostro download, per esempio. Quindi abbiamo qui una funzione doing background che viene eseguita in un thread a parte, mentre le funzioni un pre-execute e un post-execute vengono eseguite sul thread principale, in modo da poter aggiornare per esempio la vista con i nuovi dati che arrivano. In questo caso io ho creato una funzione doDownload che si occupa di chiamare il server e di scaricare. Quindi faccio semplicemente, creo un oggetto URL, apro la connessione e mi prendo gli input stream l'output stream in modo da salvare. E in questo caso sto salvando su un byte array perché comunque le informazioni sono poche e quindi posso cavarmela e mantenerle in memoria. Poi, fra poco vedremo anche con un caso con molte più informazioni. Adesso vi faccio vedere un attimo anche il manifest. Come vedete ho dovuto aggiungere il permesso internet, altrimenti non avrei mai potuto accedere alla rete. Purtroppo non posso farvele vedere in diretta, però troverete il codice online presto, quindi potrete provarli. Andiamo a vedere qualcosa di in più rispetto a questo. Il codice è lo stesso, l'ho diviso solo in un altro progetto per semplicità. In questo caso, diciamo in un caso reale, abbiamo bisogno di sapere se siamo connessi o meno alla rete. In questo caso ho aggiunto una piccola funzione, isConnected, che mi restituisce un booleano, mi va a contattare il sistema e mi chiede, mi informa se sono connesso o meno. Come lo facciamo? Vado a contattare il Connectivity Manager, che è un componente del sistema, quindi vado a prendermelo e mi prendo le informazioni sulla rete attualmente attiva. Se questa rete è connessa, allora ovviamente siamo online in un modo o nell'altro, quindi può essere Wi-Fi, può essere 3G. Come vedete, il codice è preciso, identico a quello che avevo prima. Possiamo avere però un altro caso in cui dobbiamo scaricare file grossi e non abbiamo ovviamente RAM sufficiente per farli stare in memoria. Come facciamo? Allora ho fatto questo progetto in cui scarico un file più grosso e non lo tengo in memoria, e oltretutto
visto che comunque la connessione 3G costa, andiamo a verificare di essere connessi in Wi-Fi. Quindi come andiamo a farlo? Siamo connessi a Wi-Fi se il Connectivity Manager, esattamente come prima, ci dice che la rete Wi-Fi, in questo caso vado a prendere le informazioni solo della rete Wi-Fi, mi dice se è connessa o meno. Comunque ho lasciato la funzione disconnected, quella generica, per vedere la differenza. Ho cambiato il download task in questo caso. In questo caso passo due parametri alla download, che non sono altro che l'URL del file da scaricare e dove salvare il file d'uscita. Come prima creo un oggetto URL, apro la connessione. In questo caso, oltre ad avere l'input stream, quindi verso il server, ho un output stream verso un file. Vado a caricare 1024 byte per volta e li salvo sul file. Alla fine, quando ho finito di scaricare, salvo e chiudo tutto. Ok. Andiamo avanti. Ok, un altro argomento di cui voglio parlarvi sono i sensori. Android e quasi tutti i dispositivi Android gestiscono i sensori, quindi sono dotati di vari dispositivi. Per esempio abbiamo sensori di movimento, di orientazione o per misurare condizioni ambientali. Ad esempio abbiamo accelerometro, giroscopio, barometro, bussola. Adesso noi andiamo a vedere come funziona l'accelerometro. Questo misura l'accelerazione che viene impressa sul dispositivo. Dobbiamo stare attenti perché viene misurata anche la forza di gravità. Per misurare l'accelerazione reale del dispositivo bisogna rimuovere la componente fornita dalla gravità. Non sto a dimostrarvi come né come funziona l'accelerometro, perché terremo una lezione di fisica, non ne sono in grado. Viene spesso utilizzato nei videogiochi. Non so se avete presente i giochi di automobilismo, per esempio, per muovere lo sterzo dobbiamo girare il dispositivo. Adesso noi proviamo a utilizzare per fare una azione quando capovolgiamo il dispositivo, quindi quando lo mettiamo da faccia in su verso faccia in giù e viceversa. Quindi ho ancora un altro progetto pronto a farvi vedere. In questo caso il layout l'ho lasciato vuoto perché non mi interessava avere un'interfaccia grafica. E qui abbiamo qualche componente nuovo. Intanto l'activity implementa un altro oggetto, che è un'interfaccia, si chiama Sensor Event Listener. Permette di avere due funzioni che gestiscono i sensori, che sono un accuracy change e un sensor changed. Andiamo a vedere fra poco. Inoltre mi sono importato il sensor manager qua sopra, che è il componente del sistema che permette di accedere alle informazioni dei sensori, e poi ho delle variabili di supporto. All'avvio della nostra activity mi prendo il sensor manager e vado a ottenermi la lista degli oggetti di tipo accelerometro. Vado a verificare di avere una lista buona, quindi di avere almeno un accelerometro, altrimenti non ha senso effettuare operazioni. Me lo salvo su una variabile e registro come listener degli eventi del sensore la mia activity. Quindi cosa andiamo a fare? Quando il sensore emette un segnale, questa funzione lo cattura. Intanto verifichiamo di avere un sensore di tipo accelerometro e poi andiamo a verificare la posizione che ha effettivamente assunto il dispositivo. Quindi andiamo a verificare l'asse Z, che è compreso dentro questa variabile, che non è altro che un array di tre elementi. In 0 abbiamo la x, in 1 la y, in 2 la z, e andiamo a verificare la z. Se la z precedente è maggiore di 0 a quella attuale è minore, vuol dire che ho spostato lo schermo verso faccia in giù,
mentre al contrario, se la z precedente è minore di 0 e la z attuale è maggiore di 0, significa che ho rivoltato verso l'alto il telefono. Infine mi salvo la z attuale come z precedente per il prossimo calcolo. A questo punto ho messo qui due funzioncine vuote per fare qualche cosettina. Per esempio potremmo far sì che quando mettiamo il telefono a faccia in giù questo vada in muto, quindi non squilli il telefono, per esempio, o smetta di squillare. Ok. Un altro argomento che mi sembra abbastanza interessante è guadagnare con le applicazioni. Cosa significa? Cioè, è bello poter sviluppare applicazioni, nel senso di si impara qualcosa, riusciamo a ampliare le nostre conoscenze, però sarebbe anche utile poter guadagnare qualche cosettina dalle nostre applicazioni. Come possiamo fare? Abbiamo a disposizione diversi metodi, quindi ne ho elencati alcuni. Possiamo per esempio caricare l'applicazione sul market di Google, per esempio, o quello di Amazon. Bisogna ricordarsi però che una parte dei profitti finiscono a chi gestisce il market. In questo caso ne va il 30%, il 70% finisce a noi sviluppatori. Solitamente si fa anche una modalità di vendita freemium cosiddetta. Significa che io vendo, o meglio, metto a disposizione sul market un'applicazione free, quindi gratuita, con funzionalità limitate o con o anche a tempo, funzionante per, che so, una settimana, per esempio, e metto a pagamento la versione completa o comunque varie versioni via via più complete. Un'altra possibilità è quella della vendita di servizi in app, oppure i DLC. Pensiamo per esempio ancora una volta ai videogiochi, in cui io scarico gratuitamente o meno un videogioco e se voglio per esempio un livello in più, un'arma in più, qualcosa di particolare, lo pago, lo scarico successivamente, lo compro. Oppure funzionalità nuove. Un'altra alternativa sono le pubblicità in app. C'è la possibilità di inserire dei banner nelle applicazioni, però queste ovviamente sono poco gradite agli utenti, sono un po' invasive, fastidiose, e secondo la ROM, che insomma secondo il sistema operativo che il dispositivo monta, si possono anche disattivare. Al momento non ho possibilità di volevo farvi vedere un esempio anche di come mettere i banner, però non ho avuto tempo di farlo, quindi cercherò di metterlo nel codice che starà online. Io avrei finito, se ci sono domande prego. Vado. Io volevo chiedere se conoscete voi per caso qualcosa per programmare sull'Android, però in linguaggio C#. Il linguaggio C# è un progetto relativamente nuovo. Stanno iniziando a fare qualche cosettina. Mono, qualche volta. No, dovrebbe essere proprio una cosa a parte, nel senso che hanno riscritto una parte del core di Android per fare le applicazioni, per far girare le applicazioni C#. Okay. Ovviamente di terze parti non ha niente a che vedere con Google. A differenza del C++ invece, che è supportato nativamente dal sistema, e sono riusciti tramite alcune librerie aggiuntive a permettere di sviluppare applicazioni completamente in C++. Niente. Altre domande? Niente? Ok, grazie per l'attenzione, io avrei finito.